18 novembre 1911. A San Prospero, vicino Parma, nasce il poeta Attilio Bertolucci. Quell'anno lì, nel 51, vinse il premio Viareggio per la poesia un poeta che mi è molto caro e a cui debbo moltissimo. La vita. Che è mio padre. Io volevo ringraziarlo. Io approfitto di questo per pregare Attilio Bertolucci di venire qui. Bertolucci. Vincitore del premio Viareggio nel 1951, è autore di 7 raccolte di versi. Fonda con Ugo Guanda la prima collana di poeti stranieri in Italia. Nel 1975, dopo l'uccisione di Pierpaolo Pasolini, sostituisce il poeta friulano alla guida della rivista Nuovi Argomenti. Muore a Roma nel 2000. Dalle maremme con cavalli giorno e notte li accompagnavano nuvole da quando partirono, lasciandosi dietro una pianura e dietro la pianura il mare e l'orizzonte in un fermo pallore d'alba estiva. I cavalli erano svelti come nuvole a rompere le gole e ad affacciarsi alle valli. Ma ogni volta che l'umido dei prati, il fragore lontano d'un torrente, il soleggiato ondulare d'una proda o altro segno favorevole li tenne alti su un passo, non tardò molto che l'occhio scoprì, prima confuso all'azzurro dell'aria, un fumo uscito lento dal mistero d'un bosco di castagni e presto perso alla vista già stanca, già volta altrove, in cerca d'un cammino più dolce per le bestie sospinte in là dopo la sosta inutile e una così breve pastura. Senta Bertolucci, questo è l'inizio del suo ultimo libro, La camera da letto. Ma che cos'è, un romanzo in versi o un poema? Dunque, è l'uno e l'altro, forse poema e romanzo in versi sono la stessa cosa. Se l'Odissea, che è sempre stato chiamato un poema, per noi è anche il primo dei romanzi, però è in versi. Dato che il genere poema e il genere romanzo in versi non sono di moda da tanti anni, è stato difficile un po' voler dare una definizione. Io nel libro non ho scritto niente, ci hanno pensato forse i critici. Direi che l'inizio che ho letto è piuttosto di poema, ha un'aria epica, quasi western in un certo senso, questi maremmani che vengono dalla pianura così malsana, con cavalli sull'Appennino emiliano di Parma, e costruiscono una casa, una famiglia dalla quale io discendo.